Siamo qui con Roberto Tugnoli, presidente e amministratore delegato di Fervi, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa serie di interviste su processi e tecnologie nell'ambito di Vicenza Città Impresa. Grazie, grazie a voi per avermi chiamato e sono qui a vostra Siamo disposizione. curiosissimi in realtà di ascoltare gli spunti e le storie che avrai da raccontarci. Partendo però dal festival, quindi Sì. dal tuo motivo in realtà della venuta in città, no? Qui a Certo. Vicenza, che significato ha per te come imprenditore, manager e poi anche come impresa la partecipazione a questa tipologia di festival, nello fattispecie a Vicenza? E poi sarei anche curioso di sapere, insomma, quali spunti hai portato durante il tuo intervento nel corso degli interessanti panel a cui stiamo assistendo. Ma direi che Vicenza, io sono di Bologna, quindi parte chiaramente molto industriale, packaging, automotive, poi abbiamo le ceramiche poco vicino, poi abbiamo il biomedicale. Ecco, però fin dagli studi, da tutte le attività, cioè Vicenza è considerata una delle città con le maggiori esportazioni di tutta Italia, quindi mi ha sempre interessato il modello, perché sicuramente qua c'è un'aria che si respira, che fa sì che l'imprenditoria sia molto attiva, molto curiosa e quindi mi fa molto piacere essere qui in questa città dove si respira sicuramente una capacità di essere competitivi nel mondo molto molto interessante. Cos'è che posso portare? Ma chiaramente io ho tanti anni che lavoro e quindi comincio purtroppo ogni tanto a dire ma questa cosa l'ho già fatta e quindi diventa anche un po' così pesante, noioso. Però l'altra parte positiva è che veramente ne ho viste tante. E quindi potrei parlare di tante cose, mi sono candidato a parlare di una cosa che mi è sempre piaciuta, che è quella fin dagli anni 85, 86, 87, il fatto di utilizzare la leva dell'M&A, come si usa dire adesso, per una crescita, diciamo, industriale. Ecco, questo M&A che va a essere non come per un fondo di private equity che diventa l'obiettivo della società, ma per un'azienda industriale che diventa un mezzo. Ecco, questa semplice differenza di averlo come mezzo anziché come obiettivo mi ha portato nel tempo a dire che l'M&A non è più un'operazione straordinaria come veniva insegnata quando io studiavo. Oggi l'M&A deve diventare un elemento normale come è l'informatica, come è l'amministrazione, come è il sales, come è il marketing e quindi ci vogliono degli investimenti, delle persone capaci e l'azienda deve averla come leva. Quindi se non la usa, può farlo benissimo di non usarla, deve sapere che è come se non usasse qualche altro elemento della catena del valore perché dice. Per esempio, ci sono aziende che dicono che non è tanto importante avere filiali in tutto il mondo, sono scelte, ecco, però sicuramente manca qualche cosa. Ecco. Non utilizzare questo strumento operativo per accrescere lo sviluppo della propria azienda, sia per quanto riguarda ricercare prodotti, tecnologie, mercati e anche personale. Immaginate quanto è difficile assumere, comprando un'azienda hai già assunto tutte le persone. Che hanno già avuto valutazioni delle prestazioni, hanno già avuto tutta una serie di cose che tu se dovessi assumerle dovresti partire da capo. Poi sapete cosa costa assumere una persona? Immaginate che il 15% delle RAL di un'azienda che compri ti è già data gratuitamente perché tu l'hai già assunta. Ecco, ma giusto come battuta per dire tutto quello che può dare il merger and acquisition. Cos'è che cerchi nelle aziende target e com'è che hai trasformato appunto l'M&A come crescita in una best practice? Perché se siete passati da 10 a più di 50 milioni in 10 anni, hai centrato le Allora, aziende giuste. intanto parto con la Datalogic che partimmo nel 93 con 60 miliardi in lire e nel 2008 siamo arrivati a 400 milioni in euro. Ma al di là dei numeri, il posizionamento, quindi da azienda sicuramente interessante a leader al mondo per alcuni prodotti, con oltre 1500 brevetti, con oltre il 60% delle vendite fuori dall'Europa.
Quindi cosa vado a cercare? Chiaramente con l'Università di Bologna abbiamo definito anche un po' un modello. Quindi i fattori critici di successo sono che devo andare a vedere se ho o un'industria che mi manca, o un processo all'interno di un'industria, o una geografia. Facciamo degli esempi. Datalogic vive nel mondo del codice a barre. Il codice a barre chiaramente ha tante applicazioni, ha delle applicazioni nella logistica, nell'intralogistica, nel retail, nell'automazione di fabbrica. Siccome la Datalogic faceva anche delle fotocellule, che vanno più nel mondo del packaging e dell'automazione di fabbrica, aveva sviluppato tutta una serie di tecnologie, di processi e conseguentemente di distribuzione di clienti e di knowledge molto nel mondo industriale automazione. Solamente che il mondo del retail è più grande ed è il mondo del retail americano, e quindi il fatto di aver acquisito una società americana, chiaramente io non sono ingegnere, ma avendo degli ingegneri all'interno dell'organizzazione, tutti hanno detto: beh, ma non c'è mica problema, lo facciamo in casa. Salvo che è un po' arrogante pensare che uno in qualche anno riesca a fare quello che altri ci hanno messo 30 anni, senza cambiare lo stato dell'arte, perché se cambi tecnologia e fai un breakthrough, va bene. Certo. Ma se usi la stessa tecnologia e pensi di recuperare in 3 anni quello che gli altri ci hanno messo in 30, è un po' arrogante. Se la compri, fai prima. Hai già la certezza di non sbagliare. Dopo ci sono i problemi dell'integrazione, vediamone una alla volta. Quindi con la Datalogic abbiamo fatto delle acquisizioni mirate a rapporti tecnologia prodotto mercato. Quindi con l'azienda americana abbiamo acquisito il retail e l'America, e ancora oggi, essendo una società di Bologna, ha più dipendenti americani che dipendenti italiani. Questo ne fa un'azienda assolutamente internazionale. E poi quella società aveva già dei brevetti, sono diventati brevetti. Quella società americana ha inventato il lettore di codice a barre nel 1974. Adesso questa invenzione è di proprietà della Datalogic. Quindi queste cose. Poi non so, una piccola società in Svezia. La Svezia sono 8 milioni di persone. Belli chiusi, col digitale. Un mercato domestico particolarmente. Quindi come fai? Ti manca sempre la massa critica per fare delle cose. Hai comprato l'azienda, hai comprato 3 clienti, automaticamente gli dai tutto il lavoro. Ecco, diciamo che io mi sono sempre indirizzato a queste tematiche. Venendo alla Fervi, noi abbiamo un piano industriale di lungo termine che prevede appunto crescita di categorie di prodotti, crescita di canali e crescita di geografie. Siamo partiti che facevamo il 2% all'estero nel 2011, oggi facciamo il 30%, il nostro target è fare il 50%, è chiaro che io non ce la faccio da qui a pensare di farlo in maniera organica. Perché? Perché se la Black & Decker è del 1850, voi capite che io, cioè, non mi basta la mia vita anche se fossi così bravo, ecco, quindi e poi se andiamo a vedere, loro sono così perché avranno fatto 150 acquisizioni. Un'altra... Com'è che gestisci l'integrazione e tutto il processo poi? Se viene gestito... Io ho un modello di pazienza. Il primo anno non faccio niente, prendo solo il conto corrente. Cioè il primo anno voglio sapere tutte le sere quanti soldi abbiamo in cassa, è l'unica cosa che faccio. Poi comincio a conoscere le persone, cerco di individuare dei processi, cerco di fare delle piccole quick win e quindi qualche piccola attività cross tra le aziende per avere dei successi e poterli trasferire, e dopo circa 12-18 mesi comincio a fare quelle integrazioni classiche, che sono quella orizzontale, tipicamente policy HR, policy information technology, cassa accounting, mentre quelle verticali, che sono principalmente operation, marketing, si cercano di fare attraverso dei progetti mirati che possono avere un periodo abbastanza ristretto da poterli misurare, quindi attività di cross-selling piuttosto che di cross-purchasing e cose di questo genere. E l'ultimo punto che ti chiedo, che poi magari si ricollega alle persone,
Dal punto di vista della cultura, invece, acquisendo società negli Stati Uniti, in Svezia, che hanno un modo di pensare e ragionare completamente diverso rispetto al nostro? Allora, quando ero più giovane viaggiavo molto. Per 20 anni ho fatto circa 120 giorni all'estero, ce ne sono 240 lavorativi, quindi vuol dire che la metà del tempo lo passavo all'estero. Quindi utilizzavo proprio il modello evangelistico, cioè nel senso che andavo a parlare con tutti. Io ogni 3 anni vedevo tutti i venditori del gruppo, che chiaramente qualcuno non lo vedevo perché nel frattempo si era licenziato. O ne entrava uno nuovo. O ne entrava uno nuovo, però io giravo tutto il mondo, tutte le filiali, e comunque 40 minuti, 30 minuti con ogni dipendente li passavo sempre. Questo aiuta molto perché si trasferisse non una cultura dell'italiano, ma una cultura del gruppo a cui tu appartieni. Quindi sdoppi, non c'è più il pregiudizio delle quello rimarrà sempre, però si cerca di togliere un po' il pregiudizio, diciamo, delle razze, fra virgolette, cercando di avere invece più un'attività di gruppo, un'identità di gruppo. Cultura anche, no? Cultura, tanti lavori insieme, questo sì, tante attività cross, e poi ho sempre favorito la possibilità alle persone di trasferirsi con le famiglie, quindi americani che vengono in Italia, italiani che vanno in America, tedeschi. Ho sempre cercato di favorire questa cosa, soprattutto nei giovani tra i 35 e i 45 anni, perché hanno molta energia e possono dare anche un valore aggiunto alla famiglia, perché uno che ha due figli, casomai cambia nazione, i figli imparano la lingua, sì, è faticoso, però accresce dal punto di vista, diciamo, della loro autostima, della loro capacità di vivere il mondo, insomma, sono molto più autonomi. Tanto lavoro di HR, proprio perché, ma faccio un esempio sciocco, la prima cosa che abbiamo fatto con l'acquisizione degli americani, che giusto per dare qualche numero, noi facevamo 180 milioni di euro, loro facevano 290 milioni di dollari, quindi erano anche più grandi, abbiamo fatto un corso con quelli che sono chiamati i false friends, cioè quelle parole che tu dici in inglese credendo che siano italiane, che in italiano vogliono dire un'altra cosa, e quelle parole inglesi che tu dici da italiano che tu credi che vogliono dire una cosa e ne vogliono dire un'altra. La cosa che a noi tutti capita è eventualmente, che per noi vuol dire una cosa e per gli americani vuol dire alla fine. Quindi tu quando gli dici una cosa così, cioè uno non capisce, un americano che gli dice eventually, dice come, siamo già alla fine, tu gli dici eventualmente faremo questo, che poi se guardi la logica italiana vuol dire poi alla fine faremo anche questo, ma per noi eventually vuol dire eventualmente, se no in tal caso, ecco. Ma ce ne sono circa 200-300 e quindi abbiamo fatto un corso, ma al di là che oggi uno non si ricorda più le parole, però abbiamo inculcato il fatto che quando uno ti dice una cosa, non fermarti a quello che ti dice, ma cerca di capire quello che ti voleva dire. E quindi se ti dice una cosa che non ha senso, diglielo. Perché lui casomai pensava che avesse senso. Ecco, questo è molto importante. Una delle cose forse più importanti che ho imparato in questi anni è quanto sia fondamentale la cultura del feedback in azienda, no? Assolutamente. In cui, con un po' di onestà, bisogna dire che gli anglosassoni sono più naturalmente portati di noi, no? Prime esperienze con americani, spesso quando ti dicono le cose così brutalmente come sono per l'appunto abituati a fare, per noi risultano quasi offensive. In realtà non c'è nessun intento di offendere, c'è quello di restituire un feedback. E una delle attività appunto più interessanti in azienda è proprio quella di creare una cultura di feedback. Senza una cultura di feedback non ci può essere miglioramento. Assolutamente. O perlomeno ci può essere, ma è estremamente difficile, lungo e faticoso. Proprio perché ogni proposta verrà presa come un attacco alla persona e non invece come una messa in discussione dello status quo. E parlando di miglioramento, no? Legandoci quindi alla cultura del feedback di persone, che importanza hanno per voi, rivestono, visto che citavi HR come leva fondamentale, le persone nell'innovazione e nel miglioramento di processo, nella fattispecie? Allora, diciamo che sembra un luogo comune, però le persone sono fondamentali oggi ancora più di ieri, perché oggi il mondo è veramente molto digitale,
molto fluido dal punto di vista, cioè anche dal punto di vista delle gerarchie, la gente fa fatica a vedere i chart, le organizzazioni, tutte queste cose, per cui è fondamentale creare formazione e addestramenti. Io faccio, sono abbastanza militare di mentalità, però un Marines viene addestrato e formato in un modo che tu sai, cioè che sai anche a distanza, tu ti aspetti che faccia certe cose in un certo ambiente, in una certa situazione. Ecco, noi abbiamo bisogno di lasciare molta flessibilità alle persone, ma abbiamo bisogno che le persone non facciano del casino. Quindi come facciamo a ottemperare queste cose? Occorre una grande, un grande bagaglio di strumenti, che sono i comportamenti, che sono le attitudini, che sono la cultura, di modo che possiamo dare molta più diciamo flessibilità e autonomia, ma sappiamo che all'interno di barriere che le persone faranno mediamente quello che ci aspettiamo. In questo modo è l'unico modo per poter fare in modo che le piccole e medie aziende diventino grandi. Faccio sempre questo esempio, che non ho mai visto un bambino nascere grande, come non ho mai visto un'azienda nascere grande, non ce n'è una, salvo l'IBM quando è stata divisa per l'antitrust 70 anni fa, altrimenti anche Google è nata piccola, anzi c'è questo mito di nascere in un garage, ecco, però tutti sono nati piccoli. Allora, come facciamo a crescere? Vi faccio l'esempio della Fervi e della intelligenza della persona che mi ha venduto l'azienda, cioè questa persona che parlava italiano e non inglese o altre lingue, però oggi ha cominciato a comprare all'estero 40 anni fa dalla Russia, dalla Cina, dalla Bulgaria, quindi non c'era bisogno della lingua, c'era bisogno solo dei soldi e di sapere che cos'è che dovevi comprare. Poi lui non sapeva che c'è Pareto, però lui aveva già capito che col 20% dei prodotti faceva l'80% delle vendite e faceva anche l'80% dei profitti. Quindi lui ha detto che più o meno, siccome riusciva a gestire due prodotti al giorno, che significa per 240 giorni 480, 450, lui mi ha venduto l'azienda perché capiva che doveva mettere dentro più prodotti, ma siccome non si fidava di nessuno e non aveva mente un processo per fare in modo che ci fossero degli altri a farlo, che mi ha venduto l'azienda. Cioè, questo è un genio. Perché è un genio? Primo perché con le tecniche ha fatto dei risultati pazzeschi. Azienda piccolina che faceva il 15-18% netto dopo le tasse. E capiva che bisognava far così per essere eccellenti, ma che bisognava delegare per crescere. Ecco, quindi il fatto di creare delle opportunità dove devi accettare anche chiaramente degli errori da parte dei tuoi collaboratori, ma devi metterli nelle condizioni di fare al meglio, quindi la parte di investimento sulle persone è altissimo e le persone hanno bisogno di strumenti e quindi la parte dell'informatica è fondamentale. E da questo punto di vista cosa state facendo in azienda? Ecco, per quello che poi avevo una domanda. Allora, noi stiamo facendo una roba interna che chiaramente c'è anche sul mercato, immagino, ma però abbiamo cercato di farlo internamente, e quindi una gestione di tutte le informazioni, principalmente quelle che ci interessavano erano l'aspetto tecnico del prodotto, perché per comprare un prodotto molto lontano, Far East, senza avere sul luogo diciamo delle tue operation, il fatto della documentazione e delle foto è fondamentale, perché già i cinesi, se tu fai una negoziazione e gli chiedi lo sconto del 10%, loro te lo fanno, ma vuol dire che ti mandano poi il metallo con 2 mm in meno, perché è nella mentalità, non è che non sono onesti. Molti dicono gli cinesi non sono, no, è la mentalità loro non ti dicono di no e tu hai chiesto lo sconto e loro ti danno di meno. Punto, cioè niente di particolarmente. Allora è molto importante che tutta la documentazione sia fatta bene, sia perfetta, e per le piccole aziende stiamo parlando di, cioè, quando ho preso l'azienda eravamo in 18, non è che possiamo immaginare che adesso quanti siete? Adesso la Fervi solo 40, ma il gruppo è intorno ai 150 persone. Cioè, io ho fatto i corsi di email,
Cioè, noi avevamo ancora le email con le lettere maiuscole quando uno voleva urlare, con i punti esclamativi, con copia a tutti o con copia a nessuno. Quindi i corsi, la sera, alle 5, guarda che tu quando vuoi scrivere a una persona vuol dire che quella persona ti aspetti un'azione piuttosto che no. Se metti della gente in copia non abbondare, perché devi sapere che l'hai messo perché volevi che lo sapesse, ma quello non deve fare niente. Devi fare una roba semplice con l'oggetto, lo svolgimento, la chiusura, cioè siamo a questi livelli. Meccanismi che forse in una grande azienda sono un po' più rodati, ma il 95% delle aziende italiane è così. Assolutamente. Quindi stiamo cercando di fare in modo che tutti siano obbligati a usare un sistema digitale dove le informazioni vanno dentro in un certo modo. Così intanto c'è solo quel modo lì per metterle dentro, quindi c'è un minimo comune denominatore. Lo chiamiamo PLM, Product Life Management, ma vuol dire poi il prodotto, quindi la gestione del prodotto, che poi sta prendendo una direzione anche di carattere margini e di carattere sales. Però era nato per andare ad avere un database per tutte le informazioni caratteristiche del prodotto che alimentassero gli ordini e il marketing di prodotto. Questa è la prima parte di grande digitalizzazione. Lasciamo stare il sito, che per noi è fondamentale. E perché? Perché nel nostro mondo è un po' come il mondo, se vi ricordate, non so, voi siete giovani, non so se vedevate i film degli indiani e i cowboy, però gli indiani e i cowboy si vendevano le cose, le perline, tutte queste cose con delle foto, perché nessuno parlava la lingua, no? Nel nostro mondo un martello non puoi chiamarlo hammer, perché prima di tutto dipende quanto H aspirata ci metti per non capire niente. E poi il martello ce ne sono di 18 tipi, 20 tipi, c'è quello per lo stradino, c'è quello per l'edile, c'è quello... gli devi far vedere una foto. Ecco, quindi da questo punto di vista il sito diventa fondamentale, perché la gente va a navigare e noi vediamo quanti minuti stanno su una pagina piuttosto che su un'altra, dove navigano, come fanno, e quindi questa cosa qui è fondamentale. Lasciamo stare l'online, che comunque non è poco. Abbiamo fatto la vendita, dici la... Sì, abbiamo fatto una bella operazione, fra l'altro, con Jellyfy, Azimut, quando noi siamo entrati prima, poi loro ci hanno seguito in questa operazione di Mr. Worker, che è un sito online. Ah, sì, sì, sì. Molto interessante, con un bel modello di business, quindi fate conto che è un Yahoo verticale invece di essere per la moda, o un Zalando invece di essere per la moda, è per il settore delle forniture industriali. Sta facendo un bel lavoro, ha avuto un endorsement interessante dalla DHL a livello mondiale, quindi è un sito che noi italiani sui siti non siamo proprio particolarmente sparkling, però questo sta facendo un bel lavoro. Adesso la nuova frontiera è questa cosa qui, che io me l'immagino più come visione, non so come puoi tradurla, però mio figlio è stato a una conferenza e c'era L'Oreal, qualcuno dell'Oreal che parlava, che hanno tutti i magazzini in cloud e riescono a vederli a livello mondiale. Ecco, noi man mano che compriamo delle aziende non possiamo pensare così piccoli di mettere un sistema informatico unico, cioè non avremo né i soldi né le risorse per farlo. Però se si potesse avere tutte le varie cose in un cloud, dove a livello di corporate noi possiamo incrociare le tre cose fondamentali, che sono i clienti, e quello con la partita IVA si dovrebbe fare, è come avere una targa, quindi non c'è problema, ma prodotti, margini e acquisti. È chiaro che potremmo veramente avere un valore aggiunto molto grande, non avere la somma del fatturato come elemento, ma la somma del fatturato è evidente, avremo veramente gli add-on di creare un gruppo che veramente funzioni da gruppo. Questa è un po' la nuova frontiera. Sì, il fatturato potenziale, no, derivante dalla sinergia, non certo, solo il, certo, adesso il abbiamo fatto dato dalla somma di uno più uno. Adesso abbiamo fatto una proprio un progetto pilota, ho chiamato i quattro direttori generali, ho detto cioè devono essere i generali che fanno le cose, non possiamo sempre chiedere agli indiani di fare le cose, poi dopo, quindi voi vi prendete un cliente a testa, siete responsabili di quel cliente a livello mondo per tutto il gruppo e ogni mese mi dite lo stato d'avanzamento e lo dite a tutti. Noi abbiamo un sistema mensile
all'interno del consiglio di amministrazione, perché siamo quotati, ho creato un gruppo chiamato Comitato Interno di Sorveglianza, che di fatto invece è il gruppo dei general manager, che ogni mese ci riuniamo per un'oretta e mezza, ognuno dà i suoi dati e abbiamo questi confronti comuni, inclusi i progetti. Adesso è partito questo progetto e quindi ci sono quattro clienti molto importanti che vogliamo vedere se riusciamo a farli diventare non clienti di una società, ma clienti del gruppo. Ma tra crescita organica, che comunque c'è, acquisizioni e aggiungo anche in questa situazione abbastanza variabile, no? Che stiamo vivendo negli ultimi anni, per usare un eufemismo è un termine positivo, perché abbiamo assistito a mutamenti di scenario che pazzeschi. Alla faccia del VUCA, esatto. Come è importante per voi, se lo è, e come lo approcciate alla costante riprogettazione del modello di business? O dei modelli di business a tutti gli effetti. Citavi poco fa appunto Mr. Worker, che è un modello di business diverso da quello che certo. Probabilmente prima utilizzavate per servire i vostri clienti. Allora, in maniera retroattiva, abbiamo appena finito un lavoro in cui abbiamo guardato dal 2014 al 2021 cos'è che ci ha fatto crescere e l'abbiamo diviso fra trascinamento e azioni progettate. Quindi siamo andati indietro e abbiamo detto: nel piano industriale del 2012 e rinnovato nel 2014 avevamo scritto delle cose, quelle cose hanno prodotto dei risultati e ci hanno portato questo fatturato. Poi ci sono delle cose che sono andate avanti, diciamo, ecco, tenete conto che solo la Fervi, quindi qui non parlo del gruppo, la Fervi era intorno ai 14 milioni di euro nel 2014, oggi a 21-22. Il 70% della crescita deriva da azioni, il 30% da trascinamento. Quindi se non ci fossero state quelle azioni, non dico che il 30 sarebbe rimasto 30, perché forse qualcuno si sarebbe preoccupato di fare qualcosa lo stesso, però... O forse sarebbe stato anche meno, perché chi lo esatto. sa. Però c'è una società che per noi era target, che a quel tempo faceva 20 milioni, che oggi fa ancora 20 milioni, quindi non è poi così, cioè, voglio dire, per fortuna che abbiamo fatto delle attività, abbiamo progettato delle attività. Quindi sul modello di business, perché dico questo? Perché la reazione immediata dei cambiamenti è una cosa diversa dalla progettazione di cose. Io sulla reazione immediata agli avvenimenti la considero come una questione tattica. Poi dopo, siccome ogni anno comunque facciamo l'analisi del piano industriale, se ci sono da fare dei cambiamenti li facciamo, ma preferisco partire da una strategia che sia stabile. Noi abbiamo la fortuna e la sfortuna di essere in un mercato molto maturo, per cui a noi quello che ci tocca fondamentalmente sono gli avvenimenti esterni e qualche cambiamento strutturale del business, di quello che però capita a tutti. Quindi cosa vuol dire? Che noi mettiamo dei pezzettini come di add-on, quindi non cambiamo una politica per dire, non so, adesso va l'online, allora ci buttiamo sull'online. Cioè facciamo mettiamo sempre degli e, quindi diventa sempre più complesso gestire l'azienda, perché ogni 5 anni mettiamo e questo, faccio degli esempi. Noi non facevamo la grande distribuzione, abbiamo cominciato a farla. Cioè non è banale, perché devi gestire la grande distribuzione che non ti vada in conflitto con i reseller tradizionali, persone, non puoi mandarci la gente ma ci devi mandare un dipendente. E quindi abbiamo aggiunto qualcosa, quindi abbiamo fatto e quindi l'azienda diventa più complessa, più persone. Però intanto però abbiamo preso dei clienti, abbiamo preso dei mercati che altrimenti non avremmo presi. Adesso con l'online facciamo e. Quindi alla fine ogni 5-6 anni noi dobbiamo metterci sempre dei gran e, che vuol dire che l'azienda diventa sempre più complessa. Sono degli add-on non solo in termini di società, ma proprio in termini di anche pezzi di modelli di business. Esattamente, sì. Grazie mille per gli spunti, sono veramente grazie interessanti mille. Per la partecipazione a questa intervista e soprattutto a Vicenza Città d'Impresa. Grazie a voi, è stato un piacere.